allarga il fronte contrario alla ripresa della scuola da lunedì. Dopo i prestiti che chiedono a Draghi la DAD fino al 31 gennaio, appello dell'Ordine dei Medici per posticipare l'inizio. Zaia dice sarà il caos, il decreto prevede un numero di testing impossibile da effettuare. 150.000 veneti over 50 che dovranno vaccinarsi per effetto del decreto, accesso libero in tutte le URSS per favorire l'immunizzazione. Domenica invece Vax Day per la fascia 5-11 anni, nella Marca sarà a San Vendemiano. L'obbligo di Super Green Pass riguarda migliaia di lavoratori over 50 della Marca. A rischio, spiegano sindacati e categorie, c'è l'operatività delle piccole aziende, preoccupa l'edilizia. Procedimento disciplinare per l'europarlamentare trevigiano che ha attaccato Salvini definendo insostenibile la sua ambiguità sui vaccini. Lo storico esponente del Carroccio rischia l'espulsione, deciderà il federale. Aperto un fascicolo senza ipotesi di reato sul rogo che ha devastato il capannone della PMG di Volpago del Montello. Vigili del fuoco ancora al lavoro per gli ultimi focolai e per i rilievi. Indignazione sui social per le immagini dei segni di sciatori sulla neve fresca depositata sul sacrario di Cima Grappa. Non c'è rispetto per un luogo sacro della memoria. I commenti sul web. Terza Coppa Italia consecutiva in rimonta, la nuova impresa dell'Imoco Volley Conegliano arrivata davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano la preoccupazione non solo della regione, del governatore Zaia, ma anche del mondo dei prestiti, la scuola stessa, ma anche l'Ordine dei Medici, proprio sulla ripartenza della scuola dal 10 di gennaio e poi da Marghera, dal punto stampa di oggi, anche tutte le novità sull'obbligo vaccinale over 50 con l'accesso diretto. Il problema grosso non è l'apertura della scuola, è la gestione di tutto quello che è la fase di testing e di screening, che è una roba paurosa, cioè ai genitori diciamo già che noi non siamo in grado di affrontarla. Lapidario il commento del presidente del Veneto Zaia sulla riapertura delle scuole in programma il 10 gennaio con le nuove regole introdotte dall'ultimo decreto del governo. Da lunedì alcune scuole riapriranno, altre saranno in DAD, dice il governatore. Il caos dettato da un decreto che comunque impone delle fasi di testing che sono insostenibili. Pensate che c'è una fase di testing nelle primarie che prevede il T0 e il T5. Cosa vuol dire? Il giorno dell'avvenuto contatto il primo tampone, poi a 5 giorni un altro tampone. Al coro di voci che chiede di rinviare l'apertura delle scuole si aggiunge ora anche il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che propone di posticipare la ripresa in presenza delle lezioni recuperando poi a giugno. Nei giorni scorsi era stato un gruppo di presidi italiani, attraverso una lettera indirizzata al governo, a chiedere che dopo le vacanze di Natale si riprendesse con la didattica a distanza fino alla fine di gennaio. E a quelle famiglie che in tal senso vorrebbero un intervento del Presidente della Regione, Zaia risponde così. Se oggi prendessi la decisione di aprire le scuole, di chiudere le scuole, dovrei avere un supporto scientifico che va ad avvalorare che tutto quello che è stato deciso a livello nazionale per il Veneto non vale. Al momento non c'è. C'è una marea di genitori che ci chiamano per dire di non chiudere le scuole. Per il governatore, con gli attuali numeri dei contagi, è necessario rivedere le procedure. Sia doveroso pensare di modificare la definizione di caso e cominciare ad avere un altro e diverso atteggiamento rispetto a coloro che sono asintomatici positivi. Intanto ci sono due novità sul fronte vaccinazioni. La prima si rivolge ai 150.000 over 50 non immunizzati coinvolti nel nuovo decreto che prevede per questa fascia d'età l'obbligo vaccinale e per chi lavora l'obbligo di Super Green Pass. Avranno la possibilità o di prenotarsi, e ci sono slot liberi nelle agende vaccinali in tutte le aziende, oppure di approfittare dell'accesso libero già da oggi. La seconda novità riguarda invece la campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Domenica c'è un open day dedicato a questa fascia di età con accesso diretto in tutto il Veneto. Allora, nello specifico, nella Marca, questo Open Day, questo Vax Day con accesso diretto per i bimbi dai 5 agli 11 anni, nella Marca sarà al centro vaccinale di San Vendemiano in via Italia 143, l'ex supermercato Eurospar, dalle 8 alle 18, è stato inaugurato il 26 dicembre scorso. Quindi dalle 8 alle 18, vaccinazione ad accesso libero senza prenotazioni. Nel pomeriggio dalle 14 alle 18 saranno presenti per le vaccinazioni anche i pediatri di libera scelta. Quindi il Vax Day
5-11 anni di domenica nella Marca sarà a San Vendemiano. E l'obiettivo dell'ULS 2 da lunedì 10 gennaio è quello di centrare l'obiettivo delle 9.000 vaccinazioni al giorno rispetto alle 8.000 attuali. Siamo pronti a garantire anche l'accesso libero agli over 50, annunciato dal presidente Zaia, afferma in queste ore il direttore generale dell'ULS 2 Francesco Benazzi, che evidenzia come i contagi rispetto a un anno fa siano il triplo, ma i ricoveri sono invece la metà e continuino a riguardare i soggetti non vaccinati o chi è in ritardo con la dose booster. Attualmente l'incidenza è di 1.628 casi ogni 100.000 abitanti. I comuni più interessati, come abbiamo già raccontato ieri, sono quelli nella zona nord di Treviso, dove in molti casi l'incidenza supera il numero record dei 2.000. L'US2 sta anche chiedendo, altra novità, la disponibilità delle case di riposo per ricavare nuovi posti letto in via temporanea di cosiddetto sollievo, così da ospitare pazienti non Covid che hanno bisogno di ricoveri lunghi. Queste le novità dall'US2 proprio di questi istanti, di queste ore. Torniamo alle parole che ha detto prima il governatore Zaia, riconsiderare a livello anche di governo il caso positivo a fronte delle tante vaccinazioni. Lo chiede anche la direttrice delle malattie infettive di Verona, presente in conferenza stampa, e dice ricalibrare le decisioni politiche in base alla nuova situazione epidemiologica e rivedere il concetto di caso Covid anche alla luce dell'elevato numero di vaccinati. Sono priorità che chiede la direttrice delle malattie infettive di Verona, Tacconelli, che oggi ha anche parlato della cosiddetta pillola anti-Covid. Abbiamo sicuramente da alcuni giorni la possibilità di trattamento per via orale con una compressa che viene somministrata due volte al giorno per cinque giorni, quattro compresse due volte al giorno per cinque giorni, e che però è indicata solo a pazienti che hanno dei fattori di rischio per un Covid severo. Questo è molto importante ricordarlo, è lo stesso gruppo di pazienti che aveva diritto alla terapia con gli anticorpi monoclonali. È l'ultima frontiera nel trattamento del Covid, una compressa arrivata ieri nelle farmacie degli ospedali veneti e oggi a disposizione dei medici. Rispetto solo a pochi mesi fa, sono ora 5 le diverse terapie utilizzate nel trattamento della malattia: 3 anticorpi monoclonali, un farmaco endovenoso e la pillola. In arrivo anche un nuovo anticorpo monoclonale a durata prolungata. Invece di una durata nel sangue di circa 3 mesi, ha una durata di un anno. Questo anticorpo potrebbe essere essenziale per i soggetti che non rispondono al vaccino o per quelli che non si sono potuti o non si sono voluti vaccinare. E a proposito di terapie, il membro del CTS regionale interviene sulla discussione intorno all'ivermectina, farmaco che spesso i pazienti Covid e Novax utilizzano per curarsi a casa. Ci sono alcune terapie come l'ivermectina, la zitromicina, l'idrossiclorochina, che studi hanno dimostrato che sono inutili, se non addirittura dannosi. Io non posso rispondere a un mio paziente che non in questo modo. E credo che il paziente debba pretendere dal proprio medico una spiegazione scientifica di ogni consiglio che gli venga dato. Importanti le indicazioni che la professoressa Tacconelli dà per il trattamento dei pazienti. Se si hanno dei fattori di rischio per una malattia grave e non si è vaccinati, è davvero essenziale che si esegua un tampone il più rapidamente possibile e sicuramente entro 5 giorni. In questo caso c'è la possibilità di trattare la malattia precocemente e ridurre il rischio di ospedalizzazione. La persona che non ha fattori di rischio ed è vaccinata può serenamente rimanere al proprio domicilio e trattare i sintomi come una normalissima sindrome influenzale, con l'unica accortezza, se possibile, di avere un saturimetro a disposizione. Per la direttrice delle malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Verona è essenziale calibrare le decisioni sul nuovo profilo epidemiologico della malattia. Non è pensabile che la definizione di caso rimanga la stessa. Se io continuo a considerare importante il numero di positivi sui tamponi effettuati, in questo numero di positivi ho un numero enorme di asintomatici vaccinati che in realtà non hanno nessun impatto sulla sanità pubblica. Tutto questo in uno scenario epidemiologico completamente cambiato. Io vedo una malattia nettamente diversa, Omicron, e ha una forma nel vaccinato fondamentalmente simile influenzale. Vedo una malattia Covid nel vaccinato che è completamente diversa da quella che vedevo 8 mesi fa. Continuo però a vedere pazienti non vaccinati che acquisiscono la variante Delta e vedo lo stesso identico quadro che vedevo 9 mesi fa.
Torniamo a parlare dell'obbligo di Super Green Pass per gli over 50 per effetto del decreto, insieme all'obbligo vaccinale per tutti. L'obbligo di Super Green Pass, lo ricordiamo, scatta dal 15 febbraio e riguarda migliaia di lavoratori over 50 nella Marca trevigiana. A rischio, lo spiegano in coro i sindacati ma anche le categorie, c'è la operatività evidentemente delle piccole aziende e poi preoccupa molto l'edilizia. Nelle piccole realtà basta che si pregiudichi l'entrata al lavoro di uno o due dipendenti, le piccole realtà che hanno pochi numeri ovviamente perdono una forte capacità lavorativa e produttiva. Potrebbero essere soprattutto le piccole aziende, artigiane in primis, ad avere i maggiori contraccolpi in vista dell'introduzione dell'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50. Alcuni settori preoccupano più di altri. Penso ad esempio al settore dell'edilizia, dove ci sono tanti lavoratori che provengono dall'Europa dell'Est e che statisticamente sono quelli che sono un po' più diffidenti verso la vaccinazione. Posso pensare, visto anche i numeri esigui normalmente dei lavoratori dentro alle imprese, che in diverse possono andare in difficoltà. Meglio sarebbe stato per il sindacato un'estensione generalizzata dell'obbligo vaccinale, in modo da evitare ulteriori divisioni del tessuto sociale, posizione peraltro condivisa dalle categorie economiche, dove in pericolo è il fattore esperienza. È possibile che questo limite dei 50 anni vada ad avere effetti proprio per le figure professionali più specializzate, diciamo così, perché l'esperienza di un lavoratore sopra i 50 anni, soprattutto per alcune lavorazioni o gestioni di macchine sofisticate, è quella che fa la differenza. Solo nella Marca trevigiana l'obbligatorietà del Super Green Pass riguarda un numero considerevole di lavoratori. Io credo che ci avvicineremo a qualche migliaio. Per la CGIL gli irriducibili vanno avvicinati e ascoltati, e questo al di là del limite dei 50 anni. Uno può essere irriducibile a 49 anni e 11 mesi come a 50 anni e un mese, per cui che differenza fa? E poi c'è dal 20 gennaio per i servizi alla persona, dal 1 febbraio per poste, uffici anche privati, come ad esempio le banche, e ovviamente anche per i negozi, al di là delle attività essenziali, l'obbligo del Green Pass base, per il quale ricordiamo basta il tampone. E allora il sindaco Conte oggi dice, guardando a queste nuove restrizioni introdotte dal governo, vigileremo anche questa fase e a nessuno, ribadisce, conviene fare il furbetto. L'obiettivo non è certamente quello di multare o di far chiudere le attività, ma è quello di mettere in sicurezza da un punto di vista sanitario la nostra comunità. Chi oggi non rispetta le regole, al di là del rischio di prendere la multa, mette a repentaglio la vita e la tenuta economica dei nostri territori. E quindi, credetemi, non ne vale la pena di fare i furbi in questa fase qua, perché il gioco è davvero molto rischioso. Di fronte a un quadro normativo in rapida evoluzione, con il nuovo decreto adottato dal governo, la linea di Casugane in materia di controlli non cambia. Saranno estesi quindi anche a tutte quelle attività, negozi e servizi alla persona cui si potrà accedere a partire dal 20 gennaio e dal 1 febbraio solo con Green Pass base. Ma più che staccare multe, l'obiettivo del sindaco è quello di fare leva ancora una volta sul buon senso e sulla necessità di immunizzarsi. Lasciamo perdere i virologi, lasciamo perdere i politici, lasciamo perdere i sindaci, ma guardate i numeri degli ospedali. Oggi in ospedale ci sono persone ricoverate in terapia intensiva, la stragrande maggioranza, oltre il 90%, sono persone non vaccinate. Quindi l'invito che faccio è quello: proteggetevi, al di là dell'obbligatorietà per gli over 50, anche coloro che non hanno 50 anni valutino veramente bene se vale la pena rischiare la vita per non fidarsi della scienza e dell'istituzione. Da qui la ferma condanna delle minacce nei confronti dell'immunologa padovana Antonella Viola, dopo le tante intimidazioni già rivolte ad amministratori e sindaci. Lo stesso Conte più volte le ha subite e denunciate pubblicamente. Sono episodi che rattristano, che non spaventano, però soprattutto non spaventano quelle persone di buon senso e che ci mettono passione e onestà nel loro lavoro, come sta facendo la dottoressa Viola. Quindi tutta la mia solidarietà, e l'auspicio è che
venga fatta giustizia nei confronti di queste persone che vigliaccamente si nascondono nell'anonimato per mandare questi tipi di messaggi. Lo dicevamo e lo diceva anche il servizio il 20 di gennaio, i primi a partire con l'obbligo di Green Pass base saranno i servizi alla persona, parrucchiere ed estetiste. Già ieri lo raccontavamo nel nostro telegiornale, c'era fibrillazione nel settore, sentiamo allora una delle titolari di questi saloni. Il 20 gennaio è il D-Day per parrucchiere ed estetiste perché, secondo quanto prevede il decreto legge approvato due giorni fa, da quel momento chi accederà ai loro saloni dovrà esibire il Green Pass base, quello che si ottiene anche con tampone negativo. Rallenta il lavoro perché bisogna essere fuori dalla porta a chiederlo. E poi ci stiamo chiedendo proprio questa mattina che siamo rientrati dalle vacanze, con che coraggio, cioè da una parte c'è anche un po' di timore a chiedere, perché se uno non ce l'ha, signora, non può entrare nel mio negozio. Per molti sarà impossibile assumere una persona in più da impiegare nei controlli del Green Pass e così, spiega Zanlorenzi, si useranno le forze in campo togliendole al consueto lavoro. È difficile anche dire assumo un'altra persona per avere un costo in più per controllare. Io per esempio rallenterò un attimo e una si mette all'entrata del negozio a chiedere il Green Pass. 2-3 minuti che la signora ce l'ha al cartaceo, 2-3 minuti che ce l'abbia sul cellulare, comunque alla fine delle 8 ore, 3 minuti una, 3 minuti l'altra, parte un'ora, ecco che ci siamo tolti un cliente in meno a fine giornata, e per noi un cliente in meno comunque è sempre un cassetto che perdiamo. Il rischio per gli addetti ai lavori è ben chiaro. Accadiamo ancora di nuovo sull'abusivismo. Ci saranno parrucchiere e estetiste che andranno in casa. E quelle chi le controllerà? Ha definito l'ambiguità del segretario Salvini insostenibile, così, con questo attacco frontale. E dopo questo attacco frontale, uno storico esponente del Carroccio, davvero storico, regionale e della Marca, ovviamente, come Gianantonio Darè, l'europarlamentare Gianantonio Darè, adesso potrebbe rischiare addirittura l'espulsione. C'è un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Dire le cose che magari non vanno bene fa parte della dialettica politica e del confronto politico interno ed esterno. Una dialettica politica già rivendicata più volte in passato, come abbiamo visto, e che ora invece porta ad un procedimento disciplinare con possibile espulsione per Toni Darè, volto della Lega che finirà davanti al Consiglio federale dopo le esternazioni sul Corriere della Sera. L'eurodeputato leghista dovrà infatti rispondere delle pesanti critiche mosse al partito e al segretario Salvini sulla posizione riguardante le vaccinazioni anti-Covid. Un'ambiguità che Darè non esita a definire ingiustificabile e adesso insostenibile metterebbe in luce una Lega romana contrapposta alla Lega dei Territori. Una frattura ogni giorno sempre più netta, secondo Darè, che si ripercuote anche su altri fronti. L'esempio più lampante è la presa di posizione del sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto Mario Conte, sui fondi per la rigenerazione urbana finiti quasi tutti al sud. Alle proteste, alla minaccia di portare sindaci a fasce a Roma, non c'è stato alcun sostegno da parte del partito, registrando il silenzio assordante dei ministri e dei parlamentari leghisti. Politicamente Darè, come è già successo più volte, dà voce alla base leghista trevigiana e veneta. Un segnale chiaro di come l'uomo solo al comando non vada più bene a tutti, pronti a prendere, se occorre, altre strade, come ha fatto a suo tempo il sindaco di Verona Sboarina. Sicuramente l'uscita di Sboarina, candidandosi e comunque aderendo al partito della Meloni, ha creato qualche difficoltà e qualche imbarazzo all'interno del mondo della Lega, che lo ha sostenuto e soprattutto votato. Insomma, Darè, anche al prezzo dell'espulsione da quella Lega in cui milita da 40 anni, ha voluto lanciare un messaggio chiaro a Matteo Salvini, ma anche a chi all'interno del partito sta aspettando il cambiamento. O si ritorna a dare risposte ai territori, o c'è chi non ha paura di perdere nomine e candidature, pronta a rifondare la Lega, magari spostandola da via Bellerio alla Laguna. La cronaca adesso, perché è continuata anche nella giornata di oggi, è continuato l'intervento dei vigili del fuoco per l'incendio della PMG di Volpago del Montello, anche eseguiti i rilevamenti dell'ARPAV e depositata una prima relazione al magistrato che ha aperto un'inchiesta sul rogo.
Continua ad alzarsi il fumo dall'area della PMG di Volpago devastata dall'incendio divampato la sera del 5 gennaio e continua l'opera di spegnimento e messa in sicurezza dei vigili del fuoco che non si è mai interrotta in queste 48 ore dove il loro intervento ha permesso di salvare i mezzi di trasporto dell'azienda di Via Pastro. Pompieri che con il nucleo di polizia giudiziaria hanno anche provveduto ai primi rilievi per il fascicolo d'inchiesta aperto dalla procura di Treviso. Al momento nessuna ipotesi di reato anche perché non ci sarebbero riscontri sulla possibile matrice dolosa dell'incendio. 4.000 metri quadrati interessati dalle fiamme partite dall'area uffici per un'azienda di trasporti che nei prossimi mesi avrebbe affrontato un importante ampliamento già discusso in consiglio comunale. Un rogo che ha devastato i magazzini dove erano stoccate diverse partite di merci pronte al trasporto. Tecnici dell'ARPAV al lavoro per stabilire il grado di inquinamento di aria e acqua nella zona, anche se c'è già la conferma che non ci dovrebbero essere conseguenze sulla popolazione residente, ma anche nell'ambiente circostante, considerando che le acque di spegnimento sono finite in vasche chiuse all'esterno dell'azienda. L'opera dei vigili del fuoco si concluderà con tutta probabilità nella mattinata di domani, mentre l'area del rogo rimarrà sotto sequestro per ulteriori rilievi. Torniamo a Treviso, 750 milioni di euro all'anno da investire sul territorio. È partito dal capoluogo il nuovo corso del bollo auto in Veneto. Ci meritiamo l'autonomia fiscale, la rivendicazione. È partito da Treviso il nuovo corso del bollo auto in Veneto, di fatto l'unica tassa di carattere federalista, visto che il gettito complessivo di 750 milioni di euro finisce nel bilancio regionale. Sono fondamentali poi per il funzionamento della regione, essendo l'unica regione d'Italia tax free che non applica altre addizionali, come tutte le altre regioni a statuto ordinario, e quindi per la nostra regione il bollo è fondamentale per avere quelle risorse per garantire i servizi che ogni anno la regione continua a dare ed implementare. Accanto agli sportelli delle città capoluogo, come quello di Via Tognolo a Treviso, sono state convenzionate ben 258 agenzie di pratiche auto. Da metà gennaio poi inizierà anche una campagna di comunicazione con l'obiettivo di diminuire gli oltre 800.000 avvisi che ogni anno vengono emessi dagli uffici della regione, in gran parte per semplice dimenticanza della scadenza tributaria. E questo, sottolinea Calzavara, in un territorio dall'alta fedeltà fiscale. Questo stereotipo del nord-est che evade non viene confermato dai fatti, anzi viene totalmente smentito. E anche il fatto che la regione del Veneto è il terzo ente in Italia per pagamenti digitali attraverso PagoPA. Per questo da Treviso Calzavara con il collega al turismo Caner e il sindaco Mario Conte rilanciano sull'autonomia fiscale e sulla necessità di una giusta ripartizione dei fondi nazionali e comunitari, non solo quelli del PNRR. Noi siamo letteralmente massacrati da questa situazione, continuiamo a versare miliardi di tasse all'anno e non riceviamo servizi. Questo è un dato di fatto. Dobbiamo tornare a riequilibrare quelle che sono le finanze di questo paese, perché altrimenti alcune regioni del sud continuano ad avere più risorse di quelle che in realtà riescono a spendere. Un luogo sacro della memoria come il sacrario appunto di Cima Grappa, utilizzato come pista da sci, e l'indignazione e la rabbia corrono sul web. Il Monte Grappa è ora una riserva della biodiversità dell'UNESCO, ma sembra che il nuovo status del massiccio non abbia cambiato l'atteggiamento di alcuni verso la storia di quei luoghi e il sacrificio di chi ha dato la vita per un ideale poco più di un secolo fa. Nelle scorse ore sono apparse sui social che trattano delle faccende del massiccio foto che segnalano inequivocabilmente l'uso di una parte del sacrario coperta dalla neve come rampa di discesa per sciatori. L'immagine ha fatto subito il giro del web ed è stata quindi rimossa, ma fra gli amanti della montagna si è accesa una fortissima polemica per quello che è solamente l'ultimo segno di una mancanza di rispetto per un luogo sacro. Solo qualche tempo fa qualcuno era stato fotografato mentre scendeva con lo snowboard dalla zona del sacrario e parecchie famiglie erano state allontanate in seguito dai militari perché avevano trasformato l'area in un parco giochi sulla neve. Per non parlare della sigaretta infilata dai soliti ignoti fra le dita del bambinello in braccio alla Madonnina di Cima Grappa. Insomma, il massiccio sarà anche una riserva dell'UNESCO e un luogo sacro dove riposano decine di migliaia di combattenti. Ma per quanto siano strette le maglie dell'educazione e del rispetto, qualche granello passa sempre. Ed è sempre un peccato.
Adesso lo sport, l'ospite d'onore alla finale di Roma era il capo dello Stato Sergio Mattarella, la sua ultima, una delle ultime uscite pubbliche come capo dello Stato, è stato lui a premiare le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano, protagoniste della strepitosa rimonta che le ha viste conquistare la Coppa Italia. Di tutto, dell'inevitabile logorio dopo oltre due anni di dominio, delle distrazioni sul futuro di Paola Egonu al passo d'addio destinazione Istanbul, della ferocia con la quale le altre squadre le sfidano ogni volta sul campo per fare l'impresa. Le Pantere sono infinite. Si può spiegare solo così la rimonta incredibile che consente all'Imoco di alzare la terza Coppa Italia consecutiva davanti al capo dello Stato Mattarella, ospite d'onore alla finale di Roma. Sotto 2-7-0 contro una Novara fin lì perfetta, sembrava ormai concreta la possibilità di ricevere un'altra sberla dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per club. E più di qualcuno deve aver pensato che il mito Imoco cominciasse a sgretolarsi. Niente di più sbagliato. Conegliano si era trovata sotto 2-7 contro Novara l'ultima volta nel 2019 nella finale di Champions. Ma stavolta, con le spalle al muro, Egonu, Volus e le compagne reagiscono con la veemenza di chi non vuole abdicare. Terzo e quarto set strappati a 25-21 e 25-22 per arrivare al tie break giocato sull'onda dell'entusiasmo. Un'ultima frazione da cardiopalma con due match point annullati da Novara prima del punto decisivo che fa scoppiare la gioia, perché le Pantere sono vive e hanno ancora tanta voglia di ruggire. E dopo la gioia delle Pantere nel giorno dell'Epifania e dopo una bella giornata dell'Epifania come quella da ieri a livello climatico, vediamo cosa ci aspetta per il weekend. È venerdì e quindi lo chiediamo come sempre al generale Giancarlo Iannicelli. Sentiamolo. Voltiamo pagina dal punto di vista meteorologico. Abbiamo avuto inizialmente ancora la presenza dell'anticiclone africano, questo ha portato un tempo stabile, le nebbie dopo, ma soprattutto temperature nettamente al di sopra della media rilevabile in montagna. L'anticiclone si è attenuato, abbiamo avuto il passaggio, ne ha approfittato subito un sistema perturbato che ha portato piogge diffuse, ma soprattutto neve abbondante in montagna, e questa è una cosa preziosa. Ora, come evidente dalla carta, prevale l'anticiclone atlantico, vedete, si sposta, allunga la sua azione verso est, verso di noi, quindi gradualmente ma con decisione. Questo vuol dire solo una cosa: tempo stabile, ma non solo per questa fine settimana, ma per un lungo periodo. È un anticiclone poi ventilato, tra virgolette, quindi le nebbie saranno lontane, si formeranno ma fra diversi giorni, e perturbazioni che scorrono a nord delle Alpi, quindi non ci toccano, cielo in prevalenza sereno, e naturalmente avremo delle temperature, delle gelate notturne, quindi ripeto, cielo in prevalenza sereno sabato e domenica potremmo avere un po' una velatura del cielo, ma nulla più. I venti sono molto deboli, direzione variabile, una tendenza a provenire dai quadranti orientali, quindi aria fredda, e abbiamo detto le temperature, ecco, gelate notturne, addirittura domani forse 3-4 gradi sotto lo zero, ma poi si stabilizzeranno tra i meno 1, meno 2 e meno 3 gradi, le temperature massime intorno ai 6-7 gradi. Con questa situazione l'Alto Adriatico, almeno per adesso, è previsto mosso. È tutto. Adesso andiamo nel Bellunese. Anche le Bellunese e a Belluno si discute del Green Pass base, che sarà obbligatorio per tutti coloro che accederanno ai servizi alla persona, parrucchiere ed estetisti. Dal 20 gennaio scatta l'obbligo di Green Pass base per i servizi alla persona offerti da parrucchieri, barbieri e centri estetici. Una nuova restrizione per la quale c'è chi esprime serie preoccupazioni.
questa sinceramente non ci voleva, va a penalizzare una fascia importante della nostra clientela che andrà a finire come precedentemente sul lavoro abusivo, sull'abusivismo, perché le signore si fanno i capelli comunque e vanno invece che dal parrucchiere, vanno dove capita per le case, e senza contare che lì la trasmissione del virus c'è senza controllo. Non tutti però sono d'accordo e c'è anzi chi ci vede una misura di salvaguardia a favore degli stessi operatori del settore. Io lo trovo giusto, anche perché passiamo il nostro tempo sopra le clienti, sì che ci dà anche sicurezza. Già siamo stati abbastanza martoriati con le chiusure obbligate in zona rossa di qualche tempo fa. Spero che la gente questo lo recepisca in maniera abbastanza positiva e che accetti questa ennesima regola. Dal 20 gennaio Green Pass obbligatorio anche per i vostri clienti, cosa ne pensa? Penso da un punto di vista che sia una tutela per i clienti, per noi che lavoriamo. Poi per fortuna il Green Pass è quello che è richiesto all'interno dei nostri negozi, basta anche comunque il tampone, quindi non è obbligatoriamente quello del vaccino o della persona guarita, quindi alla fine il tampone ormai lo fanno anche per andare a lavoro, non credo sia un grosso disagio e è una tutela per i clienti e per noi che lavoriamo. Lei si aspetta, ipotizza un calo del lavoro identificabile in che percentuale? Ma guardi, già io credo che con le misure precedenti il 30-40% se ne sia andato tranquillamente. Non ho ancora i dati precisi sotto mano, ma penso che siano questi. Un altro 10-20% se ne va assolutamente. E allora, anche a proposito invece di vaccinazioni, anche nel Bellunese, come tutto il Veneto, l'avete visto nel servizio con il punto stampa del governatore Zaia, con gli open day per i bimbi dai 5 agli 11 anni, domenica 9 gennaio. L'open day è stato fissato per l'ULS 1 dalle 9 alle 20 al centro vaccinale Palaskating di Sedico. Ne ha dato notizia appunto l'ULS 1. Per ogni informazione i genitori possono consultare il sito dell'ULS Dolomiti a www.aulsuno.veneto.it. Sempre nel sito sono disponibili tutte le informazioni per l'accesso libero, la prenotazione delle prime dosi in relazione all'obbligo vaccinale anche per gli over 50, che in provincia di Belluno sono circa 9.200. La cronaca si ridimensiona in un certo senso la gravità delle aggressioni avvenute la notte di Capodanno in un disco bar di Cortina e poi la sera successiva in Corso Italia. Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, in un primo caso vi sarebbe stata una rissa fra coetanei, nel secondo, quello raccontato come un episodio grave, i resoconti raccolti dalla polizia non corrisponderebbero alle dichiarazioni delle vittime. Quel che è certo è che una sanzione nelle prossime ore sarà emessa nei confronti del locale teatro dei primi incidenti. I ragazzi responsabili delle aggressioni sarebbero rampolli della cosiddetta Cortina Bene. Nei confronti di alcuni di loro l'ipotesi di reato potrebbe essere quello delle lesioni aggravate. Adesso invece andiamo a Feltre. Feltre fa un po' il bilancio della sua periodo di Natale, il bilancio più che positivo, soddisfatta l'amministrazione pubblica per aver fatto dialogare i soggetti privati. Abbiamo investito per il futuro, ma serve una nuova governance, afferma l'assessora al commercio Irma Visalli. Noi abbiamo speso per il Natale 110.000 euro, è una spesa importante, io ritengo che non abbiamo assolutamente fatto una spesa impropria. L'assessore al commercio Irma Visalli rivendica la bontà dell'investimento fatto per dare alla città di Feltre un Natale che è stato motivo di attrazione, di vitalità e che lascia un'eredità importante. Per noi è un investimento, teniamo anche conto che molte cose che abbiamo fatto le abbiamo anche comprate. Abbiamo arricchito la dotazione comunale di un bene e di strumentazioni che sono quindi adesso a beneficio di tutti, perché poi le casette sono usate dalle associazioni, perché poi le luci possono essere utilizzate e così via. Luminarie, vetrine, l'omaggio a Tancredi, gli eventi collaterali e pure il mercatino che, se si è rivelato come l'elemento più critico, ha certamente fatto capire che l'attività non può essere subordinata a quella principale degli espositori. Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi, Consulta Ascom e commercianti si sono messi a disposizione della parte pubblica con la quale il dialogo è stato fluido e proficuo. Da oggi si guarda con ottimismo alla programmazione futura con un occhio ai tempi e agli orari.
sanitari della città. Sapendo tutto questo e sapendo che il prossimo anno non avremo queste risorse come ente pubblico, ma sapendo che questo deve essere il budget, io oggi sarei nell'avviso di dire a settembre, a luglio, parto immediatamente con un avviso sponsorizzazione. Ma oggi gli sponsorizzatori, privati, sanno che Feltre è in grado di mettere in campo un gran progetto. E con questo servizio si chiude il nostro appuntamento con le notizie. Grazie per averci seguito, vi lascio al meteo. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Bentrovati al meteo. Il weekend inizia in compagnia di un tempo stabile sul nostro territorio, dove sarà l'alta pressione a prevalere. Vediamo il dettaglio di sabato 8 gennaio. Sul Veneto bel tempo, la grafica ce lo mostra, sarà una giornata asciutta e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per il passaggio di nubi alte, precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore lieve calo, minime sotto zero un po' dappertutto, massime comprese invece tra i 3 e i 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario, tanto sole dappertutto, non sono attese piogge, il cielo sarà limpido o con poche nubi sparse. Temperature minime, anche qui sotto zero dappertutto, massime sui 3-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, qualche addensamento ci sarà ma del tutto innocuo, per il resto ampio soleggiamento. Temperature minime intorno a meno un grado, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.